15 anni, mi raccontava, un caro sasso, come si dice in Sicilia. Io incontro Papa su sollecitazione della RAI, perché la RAI doveva inaugurare, allora RAI 3 andava soltanto nelle sedi regionali, non andava a livello nazionale. Pippo presentò alla sede regionale della Sicilia questo suo progetto, che poi nasceva dalle inchieste che aveva fatto, siciliani, se non sbaglio. E chi gli affidava? Mario Giusti era il direttore non solo della sede regionale di Sicilia, ma era anche il direttore del Teatro Stabile di Catania. Quindi con Pippo aveva un rapporto che era anche un attore. Ma siccome Pippo è un uomo duro, aveva paura, e credo che questa paura di quello che Pippo raccontasse in queste tre puntate da mezz'ora e una invece di un'ora in cui raccontava la mafia da quando nasce fino quasi alla sua morte. La RAI dice, va bene, dice, guarda, noi abbiamo un regista, io ho appena rappresentato l'Italia con l'angolo, un film che si chiama Il concorrente di Anni Sorgente, che è un siciliano, facciamolo incontrare. Ci incontriamo a Viale Mazzini e Pippo mi guarda con una grande diffidenza, ci guarda questo che mi mette in questo posto come se io, e mi sfida quasi. Dice, vabbè, ci dobbiamo vedere per parlare del progetto. Ho detto, guarda, mi dispiace, ma io domani vado per le vacanze, eravamo a Puglia, come mi avevo incontrato, e vado a Capodoglano. Ah, dice, a Capodoglano, e io mi metto avanti a Capodoglano. Ci chiamiamo il giorno dopo, io sono a Capodoglano, dice, domani sono da te, alle 9 sono a casa tua. Descrivimi il luogo, io descrivo il luogo, il lungomare, poi finisce il lungomare, c'è un montagnoso di sabbia. Tu lì vai a sinistra, poi giri a destra e trovi la mia casa e poi alle 9 non arriva, alle 10 non arriva, alle 11 non arriva, io ero andato lì per fare i bagni, avevo il mare lì a 100 metri, prendo uno dei ragazzini che stavano lì, c'era un campo da terra che c'era a casa mia, guarda ti metto qua, a un certo punto arriva un signore con un 1100 sport, è piccolo, c'è la barba, tu lo fermi, ti dice lei che lo fava? Dice, guarda, ce lo porto da Vittorio Sudo. Verso l'una, arriva sul lungomare questa macchina, lui si ferma, stava un ragazzino, avrà avuto 12 anni, con le mani in alto e le fa, Pippo Fava, Pippo Fava! Lui si ferma quasi spaventato. Dice, lei deve andare da Vittorio Sudo? Sì, mi seguisse che io lo porto un chino. Lui arriva, l'una quasi, vede questi ragazzini che giocavano a tennis, dice, ma Vittorio dov'è? Dice, lui sta facendo il bagno, ti sta aspettando, no, io voglio fare una partita a tennis. Questo è il tempo. Insomma, si ambienta, siamo stati 3 giorni là, ospite in casa mia. Giocava sempre a tennis, si mangiava e dice, adesso cominciamo a parlare del lavoro. Dice, la mia idea è quella di non andare a intervistare giornalisti, magistrati, avvocati, sindaci. Noi dobbiamo andare a trovare la gente vera, i siciliani veri, le vittime di questa Sicilia che io ho conosciuto, ma non li cerchiamo per strada, li dobbiamo cercare per strada, tu devi essere improvvisato. Quando dobbiamo mandare il messaggio, io ho degli attori di Catania, facciamo finta che loro sono i personaggi e facendo una chiacchiera con loro affronteremo certi temi. Partiamo, andiamo a Catania e a Palermo parliamo nella sede, vi presento un altro gruppo. Un operatore, un assistente operatore, un macchinista, tre persone fanno quattro puntate da mezz'ora e una da un'ora. Prima di partire da Catania, dice il primo punto dove ci dobbiamo fermare è Corleone. Ah, dice, ma facciamo un salto, dice, io non so se lo conoscevo, io voglio andare a trovare Ignazio Puttinta. Andiamo da Ignazio Puttinta. Arriviamo verso le 2:30, insomma per 2 ore via, no anzi, credo che abbiamo pure quasi cenato. Diciamo, c'è quello che ci andiamo domani. Buttitta, che abbiamo messo nella sigla, a un certo punto dice, ci declama una poesia. Io quando dico siciliano mi sento più alto, più grande, più vivo, più coraggioso, più uomo. E questo è sempre una sigla di siciliano che abbiamo messo sempre. Fava era questo. Si sentiva più alto ma non lo era. Era un uomo vero, era un poeta. Ogni cosa che facevamo, che era un grande pezzo,
perché diceva noi cominciamo dolcemente, descriviamo i luoghi, se non è problema, però poi vediamo un cazzotto. Lui ogni luogo, ogni tema che trattavamo, lui cominciava con un'introduzione bellissima, io leggo quella delle opere buffe, che comincia a Siracusa, nella vecchia Siracusa, prendiamo una carrozza, una carrozzella con l'uomo che guidava, e lui comincia con questa introduzione poetica. Speriamo che la trovi, perché io sono vicino all'Alzheimer. Allora, vecchia Siracusa, dolce, morbida, silenziosa, bianca, malinconica. Le vecchie strade misteriose che dopo 100 metri decidono tutte incontro al mare. Dice, noi cominciamo così, poi a un certo punto andiamo con il cazzotto, che arriva un signore che dice, siracusano, io sono la ricchezza. Cos'era la ricchezza? Erano i pozzi di petrolio, erano i cementifici, e noi andiamo a Marina di Melilli a vedere quest'opera che calata dal nord, dai grandi petrolieri del nord, dai presenti, da quelli facendo cemento, ed era completamente, non c'era una persona. Abbiamo fatto il quadrato che ce ne stavamo per andare, quando all'orizzonte appare un vecchietto, che è diventato storico, perché poi Annacone nella sua inchiesta ai 10 comandamenti ha preso un pezzo citando già fa. Nel film, credo che l'avete anche con il vostro testo, incontriamo questo vecchio ostinato e Pippo comincia un dialogo su uno scoglio con questo uomo che vive da più non preparato. E lui ripeteva, era divertente il suo signore, perché ripeteva sempre le cose che diceva Pippo. Dice, ma lei qui si trova male? No, lei qui si trova bene, faceva sempre ripetendo lui. Dice, ma lei qui non sente questa puzza di veleno? Io, lei la puzza di veleno non la sento. Ma è possibile? Dice, ma qua dentro c'è il mare? Dice, il mare è bello e limpido, ci sono i pesci, ma i pesci sono avvelenati, io li mangio lo stesso. Ma lei perché resta qua? Perché io ho una casa, io questa casa l'ho fatto e non la posso abbandonare. Dice, ma se vengono io devo andare via, no, ci devo andare a mamma, sono buttato quella casa. Dice, se no ci devo andare oltre la linea che significa, morirò e morirò qua. Ecco, questo dramma di quest'uomo rappresentava già quello che l'industria aveva distrutto, siccome l'industria aveva distrutto la Sicilia, e quindi i siciliani che dovevano. Le opere buffe qual erano? Le opere buffe che noi dovevamo descrivere erano il bench ricostruito e le miniere. Andiamo nel bench, ma Pippo nel bench non mi dice quello che vuole fare, se dobbiamo cercare una persona. Adesso voglio un attimo vedere come si chiama questa persona. Scusate un attimo, perché è importante sapere come si chiama questa persona, me la sono messa. Allora, torniamo a trovare questa persona e comincia a chiedere alle persone, nessuno lo conosceva. A un certo punto dice, guarda, dice, io sto cercando il tizio Bruno Caruso, ci mandò lì, perché Bruno Caruso ha detto che la Sicilia non a caso, l'unico personaggio importante che abbiamo intervistato era il direttore Bruno Caruso, lui diceva perché io descrivo queste facce qua, perché descrivo il dolore, diceva il tipo gli fa, ma tu perché sei andato come tanti, sei andato via dalla Sicilia? Io sono andato via dalla Sicilia perché non ce la facevo più a sopportare la Sicilia. Ecco, fa un esempio, dice, tu guarda le navi italiane, l'Italia, il governo li ha mandati in Vietnam a recuperare cose, ma quei disgraziati del Belice che hanno subito un terremoto, che l'hanno mandato via, nessuno è andato a recuperare. Pippo voleva raccontare la storia di questo siciliano del Belice. Accidenti a me che non mi ricordo il nome. Vabbè. Io ho lavorato, ho fatto appunti, ho fatto di tutto e non riesco a ricordarmi il nome di questo signore che era. Va bene, diciamo che si chiamava Alfio. Cioè, avete pensato dove posso trovare Alfio di Menti? Allora un vecchietto in questa strada deserta di Gibellina, perché avevo lanciato là, si gira un altro vecchietto e dice, Alfio di Menti, ma tu lo conosci? No, Alfio di Menti, cominciava a un certo punto un capo, dice, no, Alfio di Menti lo conosco. Ci sta, le porto uno.
ci porta in un posto dove stavano costruendo una casa da due piani. Dice, signore, scusi lei, signore Alfredo Menti, questo spaventato, semplice, sì, sono io. Dice, ma lei è quello a cui hanno rubato il cadavere della moglie? E questo dice, sì, ci vuole raccontare il fatto. Ora questo faceva un sacco di confusione, e Pippo c'aveva l'arte della maieutica. Proprio, gli diceva la battuta e quello che riusciva a rispondere. Dice, ma lei come è successo? Dice, perché lei, dice, quando c'è stato il terremoto ha perso la moglie con tre figli. Sì, dice, ma cosa fatto il mio qua? E poi che è successo? Che io, dice, stavo diventando pazzo e allora mi mandarono a Torino. E lui dice, ma dove a Torino? Non si ricordava se era stato in una clinica psichiatrica o in una casa. Dice, poi che è successo? Poi sono tornato e ho cercato la tomba di mia moglie. Mi portano al cimitero, scoperto c'era la tomba e quella non era mia moglie. Dice, come non era sua moglie? Sì, non era mia moglie. E allora dice, che ha fatto? Io avevo capito chi che mi aveva rubato il cadavere di mia moglie. Mi hanno portato, perché io mi ricordavo l'anello, il vestito, la sciarpa che gli avevo messo. Che cosa succedeva? Che per ogni morto lo Stato dava 500.000 lire. C'era una famiglia che non aveva un cadavere, si era rubato il cadavere di questa poveraccia e l'aveva messo là. Questo ora era ritornato. Stava facendo questa bella casa, si era risposato, non aveva più figli, e quindi questo è un caso emblematico. E lì Pippo comincia a picchiare, comincia a raccontare il nuovo Belice che nasce. Per farvi un esempio, passiamo in una strada e a un certo punto un paesino deserto, Gibellina, costruita 20 km lontano da dove c'era la vecchia Gibellina, che era un paese agricolo, dove tutti avevano le stalle, avevano i trattori, avevano le pecore, avevano i vigneti. In questo posto non c'era niente. A un certo punto noi troviamo un cavalcavia. In una strada deserta c'era un cavalcavia in un paese deserto. E poi Pippo dice, ecco, vedi l'occasione mancata, si chiamava l'occasione mancata, qui potevano fare una nuova società, potevano fare una nuova città, ma invece di farti accanto la stalla o cosa, a un paese di contadini, gli hanno fatto questa specie di mausoleo in cui c'era un cimitero, cioè che sembra l'opera di un architetto di avanguardia, e c'è un solo cadavere, c'era stato sempre lì. Dice, e poi fanno questi cavalcavia. Dice, quindi questa è un'altra occasione che la Sicilia ha perduto. Poi andiamo nelle miniere, andiamo a Corso Chisi, ci eravamo presentati, annunciati, si fanno trovare i minatori, un ingegnere, dice, guarda, dice, allora, dice, Pippo, io voglio vedere quelli che lavorano qua. E scendiamo, cominciamo a scendere, si doveva scendere a 400 metri sottoterra. Io a metà mi sento male, dico all'ingegnere, guarda, giriamo qua, tanto dico, sono tutto uguale. No, no, ci si ferma qua 5 minuti e poi ce la faremo. Non mi pentirò mai di essere andato giù, perché era uno spettacolo veramente fantascientifico. E sentiamo che sono, seguivamo delle lucette, arriviamo e c'erano. Per farla breve, questi minatori erano veri, ma fingevano. Perché lo zolfo ormai, gli americani, i polacchi, lo facevano al cielo aperto. Quindi questi prendevano il sussidio, loro e altri 5 miliardi, c'erano 6 miliardi, per la quale lo Stato, la Regione, spendevano 24 miliardi all'anno, di cui 2 miliardi rientravano perché riuscivano a vendere questo poco. E lui diceva, dice, che si spendono 24 miliardi per un cerino, era questa la sintesi del discorso. Quindi lui prendeva questi esempi raccontati dalla persona, per questi minatori, non è che ci dicevano, diceva, che dobbiamo fare noi? Ci danno 500.000 lire al mese, fino a che ce li danno li dobbiamo prendere, che cosa dobbiamo fare? Un altro paese che lui... Signore, andiamo un attimo a... Sì, stringo con l'ultima cosa e poi l'ultima cosa. Ma infatti io sono imbarazzato. Con il mio intervento. Tu di voi. No, però io sto raccontando in Sicilia. Allora andiamo a Palma di Montegnano, dove lui fa venire Duccio Musumeci, che farebbe il professore, il maestro elementare che racconta la storia del paese. Tuccio era peggio di me, non aveva memoria per niente. Allora lui lo imboccava. Prima c'erano tutti i ragazzini che giocavano nella piazza, e Pippo amava. Quando siamo andati nel paese suo, lui doveva andare dai genitori, e c'erano i ragazzini che giocavano a palla nella
una piazzetta davanti alla chiesa, si mette a giocare con loro. Infatti poi vi ho girato e mi hanno messo pure nella puntata. Allora ti cerca di dire, insomma, la sintesi di questo maestro è che dice qui che cosa che abbiamo, qui non abbiamo niente, vedete questi carusi che giocano, sono tutti emigrati, e qui non è che abbiamo tutto, ma cavi fottevo, cioè, perché lo sa la cosa? Questi ragazzi un giorno diventeranno grandi, avranno delle braccia robuste, noi li mettiamo all'estero, quanti ne possono mandare questi? C'è 400 per lire all'anno ci rimandano. Diciamo che sono cose, qui ci arrivano 4 miliardi all'anno, cioè altro che petrolio, questo è il nostro petrolio, questi ragazzi. Poi questi ragazzini noi ce li siamo portati in un castello diroccato, erano fantastici, improvvisati, giocavano a nascondino. Allora tutto si comincia, gioco pure lui a nascondino, comincia a intervistare, si fa raccontare le storie. A un certo punto mi dice, senti, mi dai una rete, se lui scrive una lettera che fa leggere a uno di questi ragazzi. E qui poi chiudo con l'ultimo incontro che ho fatto con lui. Questa è più lunga, però la leggerò velocemente, con accento siciliano. Mi chiamo Calafiore Sebastiano. Ho 5 fratelli, il più grande si chiama Calafiore Pasquale ed è paralitico. E lo troviamo sulla sedia a rotelle e quando è morta la mia sorella più piccola, lui vedeva, pensando che fosse uno scherzo. Mio padre si chiama Lorenzo e fa il lavoro di strapazziere, che è quello di fare tutti i lavori di strapazzo. Ho fatto due volte domanda per emigrare in Germania, ma l'hanno rifiutato perché è sempre malato. E così, grazie a Dio, prendo un sussidio di 400 lire al giorno. Una cosa che mio padre non sopporta è mia nonna Maniscalco Giuseppina, la madre di mia madre, la quale è molto vecchia, che mio padre dice maledizione, questa donna non muore mai. In questa famiglia alla fine ci sono io, Calafiore Sebastiano, e faccio la vita elementare e voglio diventare alto, forte, in modo che non mi possono mai usare per potenza e non c'è bisogno di avere sussidi da nessuno. Grazie a tutti. Lui ha preso questa cosa. E gli fa leggere questa lettera che è commovente. Volevamo fare una serie di docu fiction, si chiama Gli ultimi leoni al sole, sugli ultimi playboy. Dico, cominciamo da Taormina, perché io ho un mio amico che conosce bene questi personaggi, perché Pippo mi aveva raccontato un impiegato dell'ACI di Catania che quando finiva di lavorare andava a Messina, conosceva qualche parola d'inglese e stava a sentire i colloqui degli inglesi, soprattutto donne, e si infilava nel discorso, quello diceva domani dobbiamo andare a Catania, lui rispondeva se non piove, perché domani è previsto pioggia, e così entrava nel discorso. Io chiamo Pippo e dico, guarda, c'è questo progetto. Sono andato con questo produttore, siamo andati da Taormina, giravamo per Taormina, abbiamo detto cominciamo là, potevamo fare Positano, Rimini, tutte queste altre cose. E a un certo punto vedo un minimo triste, non era quello che un carosazzo che ho conosciuto nel mio percorso, perché la addormenterei, il produttore si racconta, sì, ti preoccupo, l'ho finito. Allora, c'è un punto, gli dico, e qui che arrivano i ragazzi. Che poi ho conosciuto, e ci sono preoccupato perché mi scambio delle cambiali, cioè, sai, devo pagare ai notari, devo pagare tutte le attrezzature dei siciliani, e qui non c'è la linea, cioè, non sai come fare questi calusi. Questa è l'ultima volta che io ho incontrato Pippo. Il 5 di gennaio del 1984 io ero sull'autostrada per Roma rientravo dalle vacanze di Natale e alla radio sento della morte di Pippo Fava. Mi sono fermato e ho pianto. Ho pianto a lungo, però per fortuna io sono uno della famiglia Fava, perché con lei, la figlia a cui dobbiamo fare un grande applauso per c'è più. Ho portato il messaggio di Pippo per tutta la Sicilia, proiettando queste puntate dei siciliani. Non potrò dimenticarlo mai. Io e te, Claudio, ci siamo visti poco a casa mia, forse in Sicilia, quando una mattina mi sveglio, trovo la roulotte che si può male di magia, questo che parcheggia qua. Stavo chiamando i figli ed era Claudio. Ma con Elena, con Giuseppe, con le figlie, ancora siamo... Loro la famiglia Sindone, io la famiglia Fava.